Luca Lotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Finale di primo tempo tra AC Neutrine e Bianca Team con risultato di 2-0 che vede favorevoli le AC Neutrine. Ora andiamo a parlare con la formazione Bianca Team. Di Micco. Devi stare tranquilla. Va Mari, va! Micco, primo tempo che vede in difficoltà con il risultato di 2-0 per la squadra avversaria. Cosa manca alla tua squadra? Niente, penso. Cosa bisogna migliorare quindi per cercare di recuperare il vantaggio? In difesa. Magari anche un po' più concreti lì davanti. Sì, un paio di passaggi in più. Va benissimo, in bocca al lupo per il secondo tempo. Ora andiamo a parlare con le giocatrici AC Neutrine. Andiamo a parlare con Festa. Un'altra volta. Sempre con Festa. Festa, primo tempo che vi vede in vantaggio di 2-0, qual è la tua diagnosi? Stiamo giocando bene, ho visto molti miglioramenti, soprattutto il nostro portiere che ha migliorato i suoi lanci. Chi è il portiere vostro? Sara. Ma soprattutto ha parato palle che prima non avrebbe parato, è molto migliorata. Poi soprattutto l'attacco, ho imparato un pochino più a condividere la palla, a passarla nei momenti giusti. Ci vuole solo un po' più di concentrazione. Va benissimo, in bocca al lupo per il secondo tempo ora, che avrà inizio tra poco. Un saluto da Boateng. Siamo qui nel dopopartita che ha visto affrontarsi le AC Neutrine contro la Bianca Team, risultato di 5-1 che ha favorito le AC Neutrine con la migliore in campo, qui Pirro, e la migliore delle sue Di Micco per la Bianca Team. Andiamo proprio da Di Micco. Di Micco, cosa è mancato alla tua squadra? Siete state sfortunate lì davanti e la partita si è andata a perdere e avete subito 5 gol. La difesa, quella deve migliorare. Bisogna quindi migliorare il reparto difensivo. Sì. E poi loro sono stati anche bravi. Magari lì davanti è anche mancato qualcosa. La partita con un solo gol. L'intesa tra me e Carmela non c'era. Ho saputo anche che Carmela Satina non stava particolarmente bene in salute. E anche mentalmente. Quindi psicologicamente e mentalmente fuori forma la tua compagna lì davanti. Cosa c'è da migliorare quindi per le prossime partite per la tua squadra per cercare di puntare alla vittoria? Lo ripeto, la prima cosa è la difesa. Poi quindi la difesa è il punto da ripartire, diciamo. Sì. Va benissimo, ringraziamo Di Micco. Ora andiamo a parlare con la migliore in campo in assoluto, Pirro. Quadriamo anche la medaglia. Pirro, risultato che vi ha visto favorevole con il 5-1. Ebbene, dai, non c'è. Perché? Con il 5-1, partita che è iniziata veramente bene. State nel girone di ritorno. La seconda partita. Seconda partita e sta andando meglio del primo, diciamo. È iniziato veramente molto bene per la tua squadra. Cosa mi dici? In realtà oggi sono stata premiata io, però sarebbe stato meglio premiare tutta la squadra, perché oggi abbiamo giocato bene tutte quante. In particolare, sempre il capitano Vastarelli, che se non segna fa gli assist, quindi. Ma veramente mi è piaciuta la performance di tutte quante. E se mi concedi una dedica, vorrei dedicare questa doppietta e questa vittoria al mio fidanzato, che oggi è il nostro anniversario e siamo venuti qui per questo match. Va benissimo, quindi ringraziamo Pirro e facciamo anche noi gli auguri SK per questo anno. 5 anni, veramente. 5 anni, sì. Dio, sì. Incredibile. Va benissimo, allora tanti auguri e un saluto. Grazie. Dalle SK, ciao ciao.